provato, proiettato, mi sento, non ci sono gerarchie, non c'è un titolare che tutti se la giocano, tutti hanno l'opportunità. Semplicemente Verani si è fatto trovare pronto e si sta giocando questa possibilità di un campionato che conosce. Assolutamente, assolutamente. Io sono venuto qua, sapevo, diciamo, determinate situazioni, ma il mio pensiero negli anni poi fondamentalmente è sempre stato quello di lavorare, di non pensare a giocare o non giocare, perché poi sono convinto che il lavoro paga sempre. Prima o dopo, prima o poi l'opportunità ti capita. E quando ti capita devi essere bravo a farti trovare pronto, perché poi i treni non sempre passano. Allora, tre presenze di Verani, due clean sheet e un turno passato in coppa. Non è che sei il talismano della squadra. allora, personalmente fa piacere, perché sarei un bugiardo a dire che non fa piacere, però io penso che noi in queste tre partite abbiamo, anzi, contando anche Pontedera, però Pontedera secondo me è stato non posso dire una partita un po' strana, diciamo così. Però nelle ultime due partite soprattutto abbiamo cambiato mentalità, cioè mentalità nel senso che dobbiamo essere una squadra operaia, no? Nel senso che se iniziamo a essere un po' presuntuosi, prime donne, così non andiamo da nessuna parte. Noi dobbiamo dare l'anima l'uno per l'altro, e dove non arriva il compagno deve arrivare l'altro, perché sennò abbiamo dei limiti, si vede, non sarebbe una cavolata a dire il contrario. Confronta altre squadre, noi se non mettiamo sotto l'aspetto, se non mettiamo in campo l'aspetto agonistico, è normale che andiamo in difficoltà. Però, come abbiamo visto, penso che sia un campionato abbastanza livellato. Ormai ci sono 3 o 4 società che magari faranno un campionato a parte. Però noi dobbiamo cercare di rimanere più aggrappati possibili ai punti che facciamo. Oggi penso che abbiamo portato a casa un punto molto importante, perché comunque nella situazione in cui siamo, ogni punticino veramente è oro. Io penso che questi ragazzi abbiano meritato questo pareggio, come minimo, diciamo. Il rapporto che hai con i tuoi compagni di difesa, che in fondo sono tra i giocatori più esperti, un po' come te, Sini e Checchi, che valore aggiunto potete dare alla squadra? Beh, sicuramente il valore aggiunto viene dall'esperienza, perché comunque penso che in tre avremo più di 600 partite dei professionisti, quindi ognuno porta la sua qualità più grande, che magari, non lo so, io posso da dietro, poi io vedo tutto, quindi per me è, tra virgolette, più facile anche aiutare tutti i miei compagni. Però ognuno porta la sua esperienza in campo, ed è, secondo me, la cosa più importante è il parlare, è aiutarsi l'uno con l'altro. Come ho detto prima, dove magari non arriva Simo in quella situazione ci arriva Lore, dove non ci arriva Lore ci arrivo io, quindi questa deve essere la nostra mentalità, ma non solo di noi tre, naturalmente deve essere amplificata a tutta la squadra, ecco. Tu sei uno che parla molto, mi sembra. Ci sei anche un po' arrabbiato domenica su quella palla. Parli molto. Assolutamente, perché io nella mia esperienza penso, anzi sono quasi certo, che la parola a volte salva i gol, salva alcune situazioni. Perché io, ripeto, da dietro vedo tutto, e se io non aiuto i miei compagni, cioè, perdo anch'io fondamentalmente, prendo gol, quindi dove si arriva bisogna aiutare sempre. Grazie.